siamo qui per la consegna delle borse che da anni questi ragazzi e la cooperativa CTL fanno per noi della Hortus on the Beach del Lido di Faro. È un'iniziativa nata quasi per gioco, per una specie di scommessa, per far fare a questi ragazzi delle attività che non fossero finalizzate soltanto così a passare del tempo. Alla fine si sentono anche utili e si sentono soddisfatti perché fanno qualcosa di veramente, realizzano qualcosa di veramente fatto bene. E questo ovviamente è il merito di loro, ma soprattutto di queste personcine qui che gli stanno intorno. Anzi, uno, e noi come centro di Urlo ringraziamo Alessandro anche quest'anno per questa opportunità, nonostante le tante difficoltà che abbiamo avuto, siamo riusciti comunque a portare avanti questo progetto che mi piace comunque sottolineare che al di là dell'importanza dell'attività laboratoriale, no, dove riusciamo comunque a tirar fuori tutte le volte delle abilità e delle capacità dei ragazzi, sottolineare l'importanza di queste attività socializzanti che ci portano a socializzare sia all'interno che all'esterno della struttura, perché di fondo poi è questo il senso, no, della collaborazione con Hortus, con Alessandro, in un'ottica di un'integrazione, diciamo, che reciproca. Quindi portare anche al di fuori del centro e del servizio attività che vengano conosciute e apprezzate, perché comunque realizzate dai nostri ragazzi. E io da ultimo non posso che sottolineare che questo progetto è un bel progetto, perché davvero apre il CTL San Lazzaro, che è un centro diurno per ragazzi e ragazze di disabili, lo apre all'esterno, lo fa conoscere, mette in gioco anche delle abilità che coloro che frequentano il centro hanno, e tra l'altro, vedendo anche quello che ne viene fuori, anche grazie chiaramente al personale che li supporta e che li accompagna, davvero vengono fuori prodotti belli, colorati e soprattutto anche significativi, perché anche esprimono anche il desiderio della pace, il desiderio anche di una vita, appunto, che guarda con speranza al futuro. Quindi credo da loro un grande messaggio per tutta la comunità.